fatto bene il presidente della nostra assemblea, su cui non si può scaricare impropriamente una responsabilità che è ben più ampia. Sul tema però, attenzione, il tema della via della Malpensa non credo che sia... Non dire un giorno, presidente. Vabbè, ma non voglio entrare nel merito, però voglio dire questo. Presidente, aggiuntivo. Se io dico che questa è la verità dei fatti, me ne ricordo, scusate, fatto che deve essere, deve costituire una base, punto. Quindi, la parola al senatore Casini. Negli anni, i governi successivamente che si sono succeduti, ma spesse volte riguarda i parlamentari di maggioranza che si sentono dal loro punto di vista ancora più espropriati, a questi treni messi sui vagoni impropriamente dai governi si sono succeduti Parlamenti, da gruppi di opposizione per facilitare il procedimento di approvazione dei decreti, a nessuno lo scaricabarile. Sono stato presidente della Camera, ho respinto per estraneità di materie tantissime volte degli emendamenti, ma per quanto tanti ne abbia restato l'opposizione ha trovato l'approvazione. Perché? Perché non si può nemmeno pensare di scaricare sul presidente del Senato e della Camera una anomalia del processo legislativo che riguarda tutti. È talmente vero questo che i presidenti della Repubblica 20 anni fa, 30 anni fa, non esercitavano mai fino in fondo il loro sindacato preventivo sulla decretazione d'urgenza, perché le Repubbliche hanno dovuto svolgere questo ruolo di controllo preventivo perché si sono accorti dell'abuso dello strumento della decretazione d'urgenza. E il Presidente non ha più su altri passaggi della vita parlamentare, ma è onesto riconoscere che è stato un passo falso e che gruppi di opposizione ad avere a loro volta concorso a questo carrozzone generale che è stato messo. Le stabilità sono stabiliti da una legge che avevamo codificato.